Dopo 21 anni, Lanciano torna a tingersi di rosa. Il prossimo 13 ottobre la città ospiterà una tappa del 103° Giro d'Italia. Un mese insolito per il ciclismo nazionale, ma la pandemia da coronavirus ha causato il rinvio anche degli appuntamenti sportivi più blasonati e attesi. Lanciano-Tortoreto è la tappa che correrà lungo tutta la costa abruzzese, a cominciare da quella dei Trabocchi. Peccato per la Via Verde, un sogno sfumato per il presidente della provincia di Chieti, nonché sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che aveva a lungo accarezzato l'idea. Ma, dice al TG Max, è solo un rinvio. Stiamo preparando una serie di iniziative, un convegno al Teatro Fenaroli dove ovviamente inviteremo i tecnici, i giornalisti sportivi per presentare la Via Verde dei Trabocchi. Il convegno si chiamerà Bicicletta e Natura e quindi presenteremo la Via Verde dei Trabocchi e andremo a fare un sopralluogo perché per ottobre sicuramente il tratto tra Torino di Sangro e Ortona sarà pronto, ma anche quello che andrà verso sud, però quello verso sud non è praticabile per un cronometro del giro e quindi andremo a proporre insieme a Maurizio Formichetti, che è stato il deus ex machina di questo bellissimo risultato, andremo a proporre una tappa a cronometro da Torino di Sangro a Ortona, arrivando magari al castello di Ortona, ovviamente coinvolgendo i sindaci dei comuni attraversati, perché pensiamo che il ciclismo e il Giro d'Italia, che è l'unica manifestazione sportiva che veramente unisce l'Italia, il campionato di calcio divide, lo sappiamo tutti anche in maniera anche violenta, il ciclismo è gratuito, il ciclismo passa sotto le case delle persone, è una carovana colorata che unisce l'Italia e quindi questa cosa penso che sia stata un'occasione che noi abbiamo saputo cogliere, sono sicuro che è uno schiaffo al Covid che noi diamo per riprendere anche le attività commerciali, turistiche, ristorative, perché insomma una carovana così importante rimanere nel nostro territorio è un successo e noi cercheremo di fare del nostro meglio con un comitato tappa che sarà organizzato dall'assessore Caporale. Ma il comitato sarà composto da persone che vogliono partecipare, faremo un appello, persone che poi sono addette al lavoro, che sono addentrati nel mondo del ciclismo, quindi nelle prossime settimane, perché avremo già il 17 di luglio il primo sopralluogo da parte del Comitato Nazionale della Federazione per vedere come far partire dalla piazza, se deve andare lungo il corso, l'orario, quindi le strade. Sicuramente stiamo pensando, per esempio, il 13 ottobre, che è una giornata di martedì, di tenere chiuse le scuole per far partecipare pure i ragazzi. Il comune si è impegnato con una somma di 30.000 euro, siglando la convenzione con la RCS Gazzetta dello Sport, società che organizza il Giro d'Italia. Rocco Marcheggiano, vicepresidente Federciclismo. Che cosa significa il giro per la popolazione italiana in generale? Ma io direi che il giro del popolo italiano, così come me l'ha descritto lei, è un qualcosa di fondamentale. Ma io aggiungerei un'altra cosa, per l'Abruzzo lo è ancora di più, perché è rimasta una delle poche regioni che ci crede veramente nel ciclismo, ma poi sono tifosi, sono calorosi, sono partecipi, quindi direi che è un'ottima scelta. Per Lanciano sarà l'ottavo Giro d'Italia, 21 anni dopo la settima volta nel 1999 Foggia-Lanciano, mentre la prima fu nel 1932 Teramo-Lanciano. Maurizio Formichetti, nel 2002 campione italiano di Master 3 Gran Fondo, da 10 anni noto promotore della terra d'Abruzzo nel Giro. Poi partecipa Giulio Ciccone. Sì, partecipa Giulio Ciccone, ma io sono felice perché avremo questa tappa Lanciano-Tortoreto che porterà all'attenzione dei media il mare abruzzese, che sono la costa dei Trabocchi, con le terrazze di Tortoreto e con il mare teramano. La domenica avremo la San Salvo Roccaraso, dove oltre a una piccola zona di costa ci interneremo all'interno dell'Abruzzo e porteremo all'attenzione sempre dei media le montagne dei nostri abruzzesi, che fra mare e montagna dovrebbero dare quel famoso quid di economia che l'Abruzzo ha bisogno, perché non possiamo solo e semplicemente tenere da conto che abbiamo le industrie, che purtroppo tantissime industrie in Abruzzo sono in crisi, ma dobbiamo sviluppare quel turismo che hanno fatto la fortuna di regioni come l'Emilia-Romagna, come il Trentino, come la stessa Sicilia. Insomma, abbiamo tutto per portare avanti un discorso di turismo e mi auguro che la regione stia su questa linea.
Il ciclismo è ancora uno sport pericoloso? Vediamo che anche lei porta la fascia. Sì, purtroppo il ciclismo è uno sport pericoloso perché le macchine e gli automobilisti sono sempre più distratti, ma diciamo che la colpa è anche di noi ciclisti che quando andiamo su strada non rispettiamo i canonici dettami del codice della strada. Poi se ci mettiamo pure che il manto bituminoso è abbastanza rovinato, è facile cadere o è facile incorrere in incidenti, io ne sono la riprova.